Dottor Di Santo, si è insediato da poche settimane, un primo risultato concreto molto importante per il territorio del Basso Molise. Sì, intanto un ringraziamento al gioco di squadra che diventa fondamentale in questi momenti, quindi con la struttura commissariale, con il presidente, con tutti coloro i quali, ma anche e soprattutto, come dire, con gli operatori sanitari, abbiamo cercato di fare un gioco di squadra e immediatamente dare questo via libera alla riorganizzazione e ripartenza della camera iperbarica. Era qualcosa di importante, un centro di riferimento per gran parte di un territorio che va dall'Abruzzo alla Puglia, e per la cura di patologie per le quali i pazienti molisani dovevano andare fuori. Noi cerchiamo di creare invece con questo una mobilità attiva, quindi dare garanzie e sicurezza di cure ai pazienti molisani e quelli anche di altre regioni.